Torniamo in diretta per collegarci con la nostra prima ospite di oggi che ci racconterà una storia molto particolare. Imperfetta è un'agenzia di moda molto molto particolare, ma ecco, lascerei a Pia Salatino, che è in collegamento con noi, il compito di raccontarci che cos'è, com'è nata questa particolarissima agenzia di moda. Ciao Pia, buongiorno e bentrovata. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'occasione. Allora, Imperfetta nasce Da durante il questo vantaggio lockdown, dipenderà la quindi nel realizzazione 2020, da un'idea dell'agenzia. di Carlotta Giancane, Io che vedo che sa tuttora è, insomma, che vedo che fondatrice sono dell'agenzia, lavoriamo tutte insieme in team. delicatissimo E compito l'agenzia, questa pagina Instagram, questo progetto, nasce una procedura tutte le donne democratica a fare i affinché conti con il proprio garantiamo corpo, no? Ad affrontarlo in maniera il più positiva possibile. abbiamo Quindi bisogno di all'inizio DNA. raccontavamo le storie Io e mio figlio sono di portatori dello diversità sguardo in maniera intelligente. positiva, storie di Mi avete riscatto, sentito? di Raccontare di come rivincita nasce nei l'agenzia confronti oggi appunto, no? Del all'inizio, pregiudizio. E poi con cui da Carlotta sempre si è stiamo resa conto lavorando che insieme questa per pagina riuscire a Instagram realizzarlo. doveva Per diventare questo qualcosa di più motivo la grande. sento E importante e quindi sono da qui felice di l'idea poter di aprire proprio un'agenzia. collaborare con un E ora grande noi gruppo di contiamo organizzazione che circa ha 150 muse e di siamo molto raccontare seguiti su quale sarà Instagram, il stiamo futuro lavorando tantissimo nel mondo della moda, dell'agenzia. e facciamo eventi, ormai siamo ben avviati in realtà, ci stanno Intendo riconoscendo. tutta la regione Puglia, Bene, molto credo. bene. E questo è un Molto. progetto che, come ci stavi raccontando tu, tra l'altro nasce in piena pandemia, per cui una storia di riscatto in un periodo straordinariamente complesso per tutti quanti noi. Per cui Beh, sì, eravamo costretti alla la regione crede solitudine, quindi a fermamente fare i nel conti un processo po' di con noi stessi, con il sì. nostro corpo, con quello che Per siamo questo mi stati e sono messo a con quello disposizione di che eravamo, quindi è stato un periodo particolarmente duro e abbiamo in quel momento iniziato a raccontare queste storie proprio per non far sentire nessuno solo nella propria diversità. Molto bello, ecco, arriviamo a te. Come entri in questo progetto? Allora, io Un entro in ruolo questo internazionale progetto come modella straordinario per perché l'agenzia appunto Carlotta mi aveva visto sui social, aveva visto delle foto, io avevo scattato poco tempo prima con un fotografo molto, molto famoso a Roma e quindi queste foto stavano girando. disposizione A un anche certo punto per Carlotta mi ha contattato e mi ha chiesto di raccontare la mia storia. E da lì poi è nata la nostra collaborazione, prima come modella agenzia e ora da qualche mese sono entrata proprio nel team di Imperfetta, quindi anche io ecco, organizzo shooting, mi occupo di progetti, faccio ecco, un'operazione di scouting per quanto riguarda i modelli e le modelle. E adesso si è proprio creato un team perché appunto siamo diventati più grandi e abbiamo bisogno di più persone. Bene, bene, siamo molti, molto contenti per te. Pia, tu sei di Bari, però c'è un collegamento con la città di San Giovanni Rotondo, in un modo o nell'altro anche con Padre Pio, e te lo lascerei raccontare. Sì, allora L'acquagliata io mi chiamo Pia per dell'agenzia. questo, perché sono nata proprio a San Giovanni, io nasco nel 2000, il 23 maggio, quindi tra poco ne faccio 23, e sono nata proprio a Casa Sollievo della Sofferenza, quindi l'ospedale che c'è a San Giovanni. E la mia è stata un'esperienza segnata comunque da quell'ospedale, dalla storia di Padre Pio e dalle persone che ho incontrato. E che Come insomma casa avevano avuto stretto contatto con Padre Pio. con due generazioni Quindi ecco, quando sono di nata, io sono subito stata presa in cura lì a San Giovanni. E, io sono nata con una patologia rara che si sviluppa sulla pelle, quindi sono piena di nei. E, a San Giovanni non c'era stato nessun caso all'epoca e non si sapeva ecco, come gestire la situazione.
ho avuto però la fortuna di incontrare un bravissimo dermatologo che mi ha seguito a San Giovanni per tutta la mia infanzia, e poi ho avuto un incontro speciale nel primo mese della mia vita. Ero in braccio ai miei genitori in uno dei corridoi appunto dell'ospedale, e sono entrata a contatto con quello che era il dottor Pavone, che non mi aveva in cura, però non so, forse aveva letto le mie cartelle, conosceva la mia storia, ora non so di preciso sinceramente, però lui mi ha visto in braccio ai miei genitori, li ha guardati e gli ha detto, insomma, ridendo: ma non vi preoccupate, tanto non dovrà fare la ballerina. Ora, io sono un tronco a ballare, quindi su quello sicuramente non ci ha azzeccato, cioè ci ha azzeccato, non sono mai diventata una ballerina. Però questa cosa che lui ha detto era probabilmente un invito ai miei genitori a permettermi di fare tutto questo, no? Perché lui mi ha detto ironicamente che non per forza mi sarei dovuta esporre al mondo, perché ecco, il mio corpo ha fatto paura, nel senso che ha fatto paura ai miei genitori, ha fatto forse anche paura un po' a me quando ero piccola, perché essendo un corpo diverso, hai paura che questo non possa essere accettato e non possa essere valorizzato come tutti gli altri corpi. E quindi questa frase che è stata detta dal dottor Pavone, tanto non dovrà fare la ballerina e quindi non dovrà esporsi, è stata un po' come una sfida nei miei confronti. Ora, io ero piccolissima, avevo sì e no un mese, però secondo me io quella frase l'ho sentita, l'ho avvertita, l'ho immagazzinata, no, nel mio ricordo, e poi ho fatto tutto il contrario di quella frase, cioè secondo me ho accettato questa sfida e posso dire finora di esserci riuscita abbastanza bene. È una storia molto, molto bella la tua, è una storia di consapevolezza, di coraggio, di entusiasmo, che spinge te, come tantissime altre ragazze che fanno parte di questa agenzia, ad accettarsi per quello che si è, perché ognuno di noi è perfetto a modo suo. Da questo punto di vista è anche molto bella l'intuizione della founder Carlotta Giancane, che chiama l'agenzia imperfetta, perché ecco, se isoliamo le prime due lettere dalla parola perfetta, la I e la M in inglese significano io sono, per cui potrebbe essere letta anche come I am perfetta. Per cui siamo stati veramente felicissimi di ospitarti su Padre Pio TV stamattina e di ascoltare la tua storia. Grazie. Tienici aggiornata sugli sviluppi dei tuoi progetti, perché con molto piacere torneremo ad intervistarti, ad ospitarti qui su Padre Pio TV. Va bene, grazie a voi, grazie mille a voi. Grazie a te per essere stata con noi e per il messaggio che lanci a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che ci ascoltano, perché appunto ognuno di noi è un essere unico, speciale, che può fare cose straordinarie.